Ciao, benvenuti in un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico, anche questa puntatona dal colore di Retro Computing. Oggi parleremo del libro della gruppo editoriale Jackson, che potete andare a scaricare gratuitamente in italiano, Amiga 2000 guida all'uso. Questo podcast l'ho praticamente fatto perché mi ha l'utente Last Gundam mi ha praticamente scritto un'email segnalandomi questa cosa e chiedendomi di fare un podcast sopra su questo libro, sull'Amiga 1002 guida all'uso del gruppo editoriale Jackson. Ok, e quindi praticamente ecco, voilà, ecco il podcast. Non guarderemo tutto il libro, questo è praticamente un libro, come si legge nella prefazione, pensato per gli utenti neofiti, diciamo, di Amiga 1002. C'è un'introduzione al Workbench, c'è l'Amiga DOS 3.0 per Commodore, l'Amiga 1002 e il 1002 HD. Quindi guarderemo solo alcuni capitoli particolari. Allora, che è un libro del 1992, quindi scritto praticamente l'anno prima, pubblicato l'anno prima in sostanza del poi fallimento della Commodore. Infatti l'Amiga 1002 è più o meno contemporaneo, già alla sesta ristampa. Va bene, prefazione, l'aggancio, il punto di partenza, capitolo 2 dentro il sistema WIMP, poi capitolo 3 dentro e fuori i dischi, file in movimento, orario e data, capitolo 5, capitolo 6 progettare il desktop, dentro i comandi, dentro la shell dell'Amiga, capitolo 9 alberi e rami, capitolo 10 altre operazioni su file e dischi, capitolo 11 add i file script, tools e multiview, comodità di inizializzazione, capitolo 13, capitolo 14 disegnare le icone, capitolo 15 script e icone, Amiga DOS utile, capitolo 16, capitolo 17 caratteri jolly, capitolo 18 installazione della stampante, capitolo 19 stampanti in modo grafico, capitolo 20 fonti in cornice, 21 specificamente vostro, quindi una serie di configurazioni per preferenze audio, mappa della tastiera, guida alle preferenze e quant'altro, capitolo 22 Amiga in multitasking, finestra singola, stato di processori e eliminare i processi, punti da ricordare. Capitolo 23, pericolo virus, ecco qui ci daremo un'occhiatina per ricordare cosa erano i virus per l'Amiga quando incominciarono un po' a spuntare. Capitolo 24, poi un passo oltre, poi c'è un paio di appendici, trova file e operazioni di booting. Quindi andremo a vedere rapidamente un po' che cos'è in pratica questa, diciamo, questo testo che si propone, diciamo, per gli utenti neofiti che avevano appena comprato l'Amiga 1002 e volevano, diciamo, praticamente comprarsi anche un libro. Secondo me non era che poi fosse poi molto utile, perché diciamo il sistema operativo dell'Amiga era già molto sostanzialmente estremamente intuitivo. E poi c'era già il manuale utente che già dava una buona, diciamo, una buona infarinatura su come usare, poi in pratica bisognava stare a smanettarci sopra, poi per tante personalizzazioni su colori e cosine, cioè, che secondo me erano relativamente poco utili, perché quello che interessava praticamente agli utenti Amiga erano praticamente i videogiochi, le avventure, il, diciamo, first person shooter o comunque il shot and dump, poi c'erano praticamente in sostanza quello che contava erano poi, diciamo, il word processor, spreadsheet, database, linguaggi, indubbiamente erano queste le cose un po' più importanti che potevano interessare l'utente. Questo è un libro, diciamo, che spiega un po' come personalizzare il Workbench e l'Amiga DOS, spiega un po' a livello un po', diciamo, per entrare addirittura anche per programmare, come abbiamo visto. Se uno voleva andare, diciamo, approfondire la macchina, già era già, diciamo, un buon libro se uno voleva praticamente scendere, diciamo, a conoscere la macchina, ma se no, diciamo, uno si poteva limitare a, diciamo, essere un utente già consapevole utilizzando, diciamo, quella serie di programmi, il pacchetto di linguaggi che gli serviva, senza stare a curarsi più di tanto di cosa ci fosse, siamo sotto il cofano andando a scendere, perché poi con
i sistemi operativi a grafici, di conseguenza venne a perdersi un po' la utilità e la necessità di andare a saper programmare e scendere del, diciamo, a livello di macchina, anche perché poi contemporaneamente, se non mi ricordo male, intorno verso il 93-94 incominciò poi a spuntare addirittura il Linux. Ora andiamo a vedere il pericolo virus 177. Eccoci qui, pericolo virus, ok, dai maliziosi a mondani. I virus sono affascinanti ma anche molto dolorosi. Sono un utente Amiga 1200 molto fortunato, non incontrerà mai un vero virus. Siete così fortunati o vi conviene leggere questo capitolo? Ecco, qui praticamente, per chi vuole andare a ricordare cos'erano i virus per il mondo Amiga, e indubbiamente questo librettino è indubbiamente interessante perché dà un aspetto storico di cosa c'era. Il Limpet, Double Ganger, Trojan Horse, Parasite e Link Virus, i vari sintomi, messaggi stupidi, test invertiti, blocco parziale, puntatore del mouse osceno, incasinamento casuale di file, cancellazione casuale di file. Come andare a prevenire, e poi c'era una serie di informazioni che potevano essere utili. Cosa facevano? Vediamo un po'. C'era il Limpet, chiamati spesso il virus dei bot block. Il termine Limpet deriva dal modo in cui il virus aderisce al bot block dei dischetti infetti. Sono i virus più semplici, solitamente i più facili da prendere. Sono anche stati i primi virus, diciamo, apparsi su Amiga. Poi abbiamo il Doppelganger. Funziona sostituendo completamente il codice di un programma originale con il proprio, quindi sposta il codice del programma originale da qualche altra parte sullo stesso disco e gli dà un nome vuoto. Quando viene chiamato il programma originale, il virus viene eseguito e può fare il proprio sporco lavoro, quindi, diciamo, esce lanciando il vero programma. Dunque, poi abbiamo il Trojan Horse, chiamato a volte solo Trojan. Questo tipo di virus deve ancora diffondersi sugli Amiga per ragioni che verranno presto rivelate. Il Trojan, prendendo il nome dalla leggenda greca del cavallo di Troia. Come, diciamo, dice la storia, i greci imbrogliarono i troiani lasciando un cavallo di legno all'esterno delle mura della loro città. I troiani portarono il cavallo all'interno e durante la notte i soldati greci, nascosti in oscurità, misero a ferro e fuoco la città. Analogamente, un virus Trojan è un programma di un computer solamente messo nel pubblico dominio, non nel, diciamo, quindi non messo dai, vabbè, non messo dai greci, ma comunque un'arma pericolosa ha al suo interno. Ok, poi abbiamo il Parasite o Link Virus, chiamato anche Worm o Zombie o Linkatro o Vampire. Questi virus sono il terrore, soffre di utilità e generalmente un vero dolore nello startup. Seconds si duplicano, attaccano altri programmi. Il problema dei parassiti è che si trasformano il software genuino in Trojan agganciandosi al loro codice. Come Trojan, i parassiti sono difficili da implementare, perciò ce ne sono pochi in giro. Contrariamente ai Limpet, si moltiplicano tra i dischi e tra i directory e diciamo con una frequenza allarmante. Sono anche molto difficili da individuare senza software specificamente progettati per lo scopo. Questi erano praticamente all'epoca i virus che andavano a diffondersi nel 1993, diciamo erano 92, 91, 92, 93, 94, per quanto riguarda il mondo Amiga. Essendo una bella macchina, la gente incominciò praticamente a scriverci di queste porcherie. Ok, Amiga 1200, guida all'uso, introduzione al workbench, Amiga DOS 3.0 per Command, Amiga 1200 e 1200 HD, quello, diciamo, con l'aggancio e supporto al sistema del disco fisso. Per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.